Presidente. Sì, buongiorno. Prego, segretario, procediamo con l'appello. Sì, buongiorno, questa è la seduta numero 1032 del 23/12/2021. Procedo a chiamare l'appello dei consiglieri della sesta commissione consiliare. Presidente Zacco, assente. Consigliere Anello, assente. Consigliere Canto. Presente, buongiorno. Buongiorno, consigliere Gelarda. Assente, consigliere Scarpinato. Presente. Presidente Scarpinato, siete presenti due consiglieri su cinque. Constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Prima di cominciare, ci sono comunicazioni? Sì, Presidente. No, no, prima, comunicazioni relative ovviamente alla segreteria. Sì, Presidente, ricordo che oggi avremmo dovuto avere in audizione il Ragioniere Generale, dottore Basile, per discutere sulla ratifica deliberazione di giunta comunale la 304 sulla variazione di bilancio, Variazione o piano di riequilibrio? sesta variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 5, LR13 del 15 giugno 2021. Abbiamo ricevuto una mail dove il dottore Basile comunicava che è in ferie e che ha delegato il dottore Pulizzi. Non abbiamo ricevuto comunicazione da parte del dottore Pulizzi se in realtà partecipava Avete all'incontro. controllato se la delibera era già stata esitata dal Consiglio Comunale? Perché avevo io memoria di questo. Abbiamo avuto qualche interlocuzione con il collega. Parliamo al dottore Eh Salvorenzo, sì, e credo credo. che proprio lui ha avuto interlocuzioni con il collega Palazzolo, che oggi purtroppo ha avuto delle difficoltà, Possiamo non sono chiedere, consigliere, informata. eventualmente domani la esitiamo, qualora ovviamente il Consiglio non l'abbia già fatto, e procediamo con i lavori. Grazie. Scusa, non vedi per essere qua e messa all'ordine del giorno del Consiglio. Questa è qui, va bene. Sto parlando io quella della variazione di bilancio, pure? Va bene, perfetto. Allora, prima di cominciare con le comunicazioni, così come da normativa, io volevo chiedere una cortesia al collega Canto, atteso che questa commissione ha seguito con attenzione le vicende relative al mercato di Via Francia. So che ieri c'è stata un'audizione con gli uffici, con l'assessorato, al SUAP, con la dottoressa Martorana, se non erro. Io chiedevo lumi proprio perché ieri per problemi personali sono stato assente e volevo che il collega Canto mi potesse insomma notiziare in tal senso. Sì, Presidente, sostanzialmente ieri sono stati presenti un rappresentante degli uffici del SUA, il professore Tocquasso del Coniglio, Non c'era. ha avuto una chiamata che si è portata oltre i termini, però gli uffici sono andati, diciamo, abbastanza preparati e in una prima. Vediamo se prendiamo una foto, no? In una prima battuta ci avevano rappresentato il vento della via Francia, la circostanza che gli uffici avessero provveduto a effettuare una misurazione, del piazzale Gaspare Ambrosini. Perché avevano dato parere contrario, Per sì, valutare, perché esatto, sostanzialmente gli stalli di cui avevano necessità di collocare, insomma, quelli autorizzati erano 88, mentre diciamo, la misurazione fatta dai tecnici del SUAP verificava la possibile presenza di massimo 81 stalli nel piazzale Gaspare Ambrosini. A questo punto, quindi, gli uffici ci hanno detto che sono dovuti bloccare circa l'intero del trasferimento e anzi ci hanno suggerito di valutare delle proposte alternative, quali via Cannarozzo, via Biagio Pace, che sono delle vie adiacenti. Anche là, però, rappresentandoci rispettivamente che in via Cannarozzo e in via Biagio Pace c'era un'uscita di una scuola e anche il retro di un'altra uscita di una scuola, rappresentandoci una serie di problematiche logistiche. Mentre stavamo valutando la presenza di possibili alternative, ci siamo resi conto che dalla piantina, che ogni stallo che era stato disegnato su piazzale Gaspare Ambrosini era della misura di 36 metri quadrati, ovvero 2x4,5. La lettura invece della delibera, la 222 del 44, se non sbaglio, posso essere più preciso, ma ritengo sia proprio questa,
Mentre invece per i singoli cacciatari hanno pagato il suono pubblico, tutto sono autorizzati, per la, per uno spazio pagano 24 metri quadrati. Quindi da 36 a 24 c'è di mezzo il mare. Esattamente. Ma io immediatamente dopo, diciamo, esserci resi conto di questa discrasia, ovviamente abbiamo cercato di comprendere i motivi e gli uffici non sono stati abbastanza chiari, non sono stati in grado di specificarci. Qualcuno ha ipotizzato chiaramente che si trattasse dell'ulteriore inserimento di un furgone che loro andassero a posteggiare, però senza darci alcuna certezza. È chiaro che questa ipotesi ovviamente andrebbe... comunque a me non interessa il perché. Non siamo nel campo delle ipotesi, esatto, noi vogliamo dare soluzione esatto, al territorio. Esattamente. Quindi al di là delle ipotesi noi abbiamo contestato agli uffici la circostanza che l'autorizzazione fosse per 24 metri quadrati, che pertanto la piantina andasse rifatta con un'attribuzione di 24 metri quadrati per stallo, e quindi il presidente Amello ha dato mandato agli uffici. A parte di non metterci la documentazione, e a tal proposito, presidente, se è possibile chiedere alla segreteria se ha ricevuto la copia della documentazione che gli uffici del SOC si erano impegnati a trasmetterci. No, posso confermare che non la interrompo. Facciamo un ulteriore sollecito rispetto a questa richiesta. Mettiamolo nero su bianco, così come concordato durante l'audizione del, si richiede con cortese sollecitudine l'invio della documentazione di cui in oggetto. Grazie. Era la piantina, tra virgolette, chiamiamola sbagliata con i dati inesatti. Quindi il presidente ha sollecitato immediatamente gli uffici a redigere una nuova. C'era Zacco ieri, giusto? No, c'era il vicepresidente. Va bene. A redigere una nuova piantina con le misure corrette, dato che si desume che certamente, senza alcun dubbio, come eravamo già arrivati ad 81 stalli, nonostante diciamo le misurazioni in 36 metri quadrati, ce ne stavano 81 su 88, con ogni probabilità, se la matematica vale un'opinione, abbondantemente potremmo arrivare alla copertura degli 88 stalli autorizzati, e quindi far sì che l'iter che originariamente questa commissione aveva concordato insieme alla circoscrizione, insieme all'assessore, di preparare una delibera da portare in consiglio comunale che potesse far ritornare il mercatino nella sua sede originaria di Via Francia, questo iter possa serenamente proseguire e spedito, anche perché sappiamo che con l'apertura della pretella di Via Francia su via Pietro Menni, sicuramente il martedì, accanto alle normali criticità che già il mercatino porta nell'assediare di Via Francia, che sono state abbondantemente sviscerate dai vari consiglieri, dal presidente di circoscrizione, dal consiglio di circoscrizione, sicuramente si aggiunge quella del traffico veicolare, che risulta ancora più complesso gestire nella giornata di martedì, proprio perché Via Francia ormai non è più una via chiusa, ma è una via aperta sia da un lato che dall'altro, quindi la presenza degli stalli lungo il viale sicuramente ha arrecato in questi primi due martedì una problematica nel senso del traffico che si è sicuramente che ha creato dei grossi problemi ai residenti. Quindi presidente, questo è stato un po' il resoconto dell'audizione di ieri, quindi la mia comunicazione nel senso, tra l'altro io diciamo anche con l'ausilio di un ingegnere diciamo di parte abbiamo fatto anche un sopralluogo e abbiamo verificato effettivamente che la buongiorno. Anche perché c'era qui. Io raggiungo solo una cosa, non appena lei. E qui diciamo, abbiamo verificato sempre questo dato, e quindi il vicepresidente Amello ha sollecitato gli uffici affinché facessero questa cartina, la piantina, mettendo i 24 metri quadrati per ciascuno stabile. Buongiorno. Buongiorno presidente. Allora, io cedo la presidenza al Presidente Pro Tempore Anelli. Abbiamo cominciato la commissione
mi sono fatto riportare ovviamente quelli che sono stati gli esiti rispetto all'audizione di ieri con gli uffici in merito al mercatino di Valeria. Sì. Detto questo, io volevo aggiungere solo una cosa alla sua esposizione, che questa commissione, come ben sapete, aveva già fatto un sopralluogo insieme alla circoscrizione. È da sopralluogo effettuato, perché noi in tutto quello che abbiamo fatto in questi anni abbiamo sempre posto in essere senno e ponderatezza. Avevamo visto che gli spazi ad occhio potevano essere soddisfacenti rispetto agli 88 scali. Ricordo bene, io le dissi, sì. Onestamente ad occhio, secondo me, è finalmente ridiamo a tutto il quartiere, alla zona, non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche del traffico veicolare, respiro, perché in questi anni c'è stata una sofferenza legata ovviamente alle situazioni che abbiamo detto, le ambulanze che non potevano entrare, persone che avevano avuto difficoltà perché si occupavano, diciamo, le entrate, i cancelli e quant'altro. Quindi ad occhio, da sopralluogo, a me era sembrata veramente strana la valutazione del SUAP, perché ci aveva detto per le vie brevi parere contrario, tant'è che avevamo chiesto l'audizione proprio per approfondire, e questi sono gli esiti. Quindi la commissione ancora una volta è stata molto attenta, a mio avviso, a non solo alla tematica, ma anche a seguito di sopralluogo, a uno studio fatto ad hoc proprio per questa situazione. Ho chiesto, visto che non abbiamo avuto risposta, egregio presidente, rispetto alla richiesta che avete fatto ieri di avere le carte nuovamente al SUAP, di reiterare la richiesta e farla pervenire a questa commissione con cortese sollecitudine. Benissimo. Ho terminato, grazie. Grazie, consigliere Scarpinato. Vorrei per capire una cosa. Noi oggi eravamo convocati qui per poter avere l'audizione con il su questo sì, mi chiedo scusa, il ragioniere Renferi ha delegato il Puizzi, che però è pure assente, e quindi non abbiamo una comunicazione ufficiale. Posso rispondere? Prego. Sì, è arrivata una mail da parte del ragioniere generale dove diceva che si trova in questo periodo in congedo ordinario, che quindi avrebbe delegato il vice ragioniere generale, dottore Pulizzi. Non abbiamo ricevuto comunque nessuna conferma da parte del dottore Pulizzi alla partecipazione. Benissimo. Di oggi. Allora, proviamo a reiterare l'invito. Quantomeno al vice, visto che la gente non c'è, o comunque chiediamo notizie di quando è possibile fare questa audizione, perché l'audizione che avevamo chiesto all'unanimità come commissione è necessaria e propedeutica per poter esaminare una serie di atti che abbiamo in consiglio comunale da dover discutere. Quindi il confronto con e quindi con il ragioniere generale o con il vice è oggettivamente importante, è necessario, direi. Di conseguenza reiteriamo l'invito. Detto questo, sulle comunicazioni abbiamo altre comunicazioni da fare, consigliere Campo? No, diciamo, è solita questa relativa. Ricordo che avevamo vicenda prima al comitato dell'Agenzia di Argento, che avevano inviato una nota. Ricordo che lei fosse presidente, forse avevano inviato una nota o lei o il presidente Zacco per avere notizie, realizzazioni e lavori del banco statale di Argento. Ma dove ci troviamo? Se siamo dove parte il Policlinico, praticamente è una strada dove l'asfalto non esiste, sostanzialmente è completamente, c'è la terra battuta. Ci hanno inviato questa nota e ricordo che il presidente Zacco aveva richiesto aveva intestato forse l'ufficio, non so se il settore manutenzione o l'assessorato, magari forse la segreteria, ricordo, può recuperare questi mail e vedere se c'è stato. Ed eventualmente facciamo un sollecito, certo. Se è possibile, solo questo, presidente. Quindi ricordo che è stato fatto circa questa, il presidente Zacco
del 2 dicembre questa nota, quindi all'inizio di questo mese aveva disposto che venissero richieste informazioni ai competenti, non mi pare siano pervenuti i riscontri. Non essendo presente il segretario, non possiamo chiedere magari direttamente se ci sono situazioni, però lo mettiamo fra le cose da dover esitare, o comunque chiederemo al segretario se sono state fatte delle comunicazioni formali per via argente. Comunicazioni delle voci scherziano. Sì, Presidente, io velocissimamente già qualche giorno fa avevo, diciamo, mostrato il mio più vivo disappunto rispetto al modus operandi di questa amministrazione, e mi riferisco alla conferenza stampa del sindaco sul piano di riequilibrio, conferenza stampa che è stata fatta e, diciamo, informata la cittadinanza tutta, ma ancora il consiglio comunale, ogni singolo consigliere comunale, non è in possesso della delibera apparente dei diritti, al di là delle date, degli allungamenti, insomma, di tutto quello che è previsto dalla normativa. Modus operandi che si reitera anche in merito alle. In merito alle società partecipate, Presidente. Cosa voglio dire? Abbiamo in scadenza il contratto di servizio di AMG, non abbiamo avuto l'opportunità di poterci interfacciare con l'assessore Prestigiacomo, con gli uffici, ma anche col Presidente, che l'ultima volta ha dato forfè dicendo che, insomma, era già venuto più volte in commissione e la situazione era la stessa. E sono molto amareggiato anche per quanto riguarda la RAP, questa commissione. Da quando si è insediato il consigliere Canto, quindi parliamo da quest'estate, attende di ricevere qui in audizione il presidente della RAP, ma non per qualcosa di particolare, ma per andare a discutere di tutti gli aspetti legati al servizio che viene erogato da RAP alla città. E quindi parliamo dello spazzamento piuttosto che della raccolta, volevamo capire la situazione contingente rispetto alle vaste di Bellolampo, volevamo capire anche, Presidente, le problematiche legate agli ipotetici extracosti, perché oggi il Consiglio Comunale, oggi, dico in questi giorni, e sono atti importanti, dovrebbe anche andare a trovare le tariffe per totali. Quindi si parla di servizi, si parla di un momento importante, un atto importante per la vita dell'azienda. Era giusto e doveroso fare il punto della situazione col presidente della RAP per avere chiarezza rispetto alle problematiche che attanagliano l'azienda, entrando nelle varie fattispecie anche del prestatario, capendo quello che era il punto di caduta. Ma questa commissione, così come altre commissioni, io ricordo a me stesso e a tutti che i presidenti delle società partecipate sono, ovviamente devono rispettare quello che è la normativa vigente, Presidente. Quindi la normativa, quindi controllo analogo delle società partecipate, dovrebbero venire a riferire al Consiglio Comunale, alle commissioni, ogni singolo consigliere comunale, quelle che sono le varie vicissitudini che vanno a delineare un percorso di una qualsiasi azienda. Bene, Presidente della RAP, ormai saranno 6 mesi, no? Perché consigliere Campi, che lo attendiamo, e alla luce di quest'atto importante, che dovrà essere trattato al Consiglio Comunale, ma anche dalle commissioni che dovranno esprimersi, i pareri non sono vincolanti, ma si dovranno esprimere, non sappiamo bene quella che è la fotografia di questa azienda. Io la vedo molto sbiadita, non è una fotografia nitida, perché le problematiche sono tante, alla luce anche delle sofferenze economico-finanziarie che sta subendo il Comune di Palermo. Quindi, Presidente, modus operandi che si reitera, un modus operandi sbagliato, che non solo non ha scelto il sentiero del confronto, del dialogo,
ma che continua ad avanzare a testa bassa sullo stesso soldo che ha sottolineato il nostro sindaco facendo una conferenza stampa e non inviando al Consiglio Comunale, che poi dovrà approvare una delibera così delicata, quale al di là delle date, al di là delle scadenze. Ma ogni consigliere comunale deve, per forza di cose, ricevere gli atti per tempo, e lei sa che io l'ho detto durante il bilancio consolidato, durante l'ultimo bilancio, l'ho detto al sindaco durante il mio intervento, molto duro, molto aspro, ma sono abituato a dire le cose in faccia. I consiglieri comunali devono avere, devono ricevere gli atti per tempo, perché devono studiare, devono avere l'opportunità anche di migliorare le delibere con quello che prevede la norma, emendamenti, superemendamenti, ordini del giorno, ma se le carte ti arrivano all'ultimo momento, poi, e già questo è capitato più volte, non si può esprimere, non si può produrre un lavoro ottimale. Grazie. Grazie consigliere Scarpinato. Io a questo proposito faccio anch'io una comunicazione riallacciandomi alla sua di comunicazione, nella misura in cui volevo appunto soffermarmi sul piano di riequilibrio. Abbiamo avuto, e di questo ne siamo tutti consapevoli, una grande mano d'aiuto al governo nazionale. Io parlo al di là delle date, dello spostamento. Non a caso, infatti, mi ricollego proprio a questo. Abbiamo avuto una grande mano d'aiuto al governo nazionale e dal Parlamento, perché è passato in Senato, come sappiamo, sarà definitivamente legge di bilancio fra qualche giorno, la possibilità di poter presentare questo piano di riequilibrio entro la fine di gennaio. Quindi questo ci dà la possibilità di poter dare a tutti i consigli comunali, e quindi anche al sottoscritto, ci dà la possibilità di studiare bene questo piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio che è oggettivamente, così per come è stato in grandi linee illustrato dal segretario generale e nell'unica riunione di centrodestra che noi abbiamo portato avanti, non mi ha assolutamente convinto, anzi mi è sembrato un piano di riequilibrio fantasioso, basato su dati che sono assolutamente ipotetici e che sono, a mio avviso, molto difficili in termini anche previsionali che si possano realizzare. Per questa ragione dico, è stato assolutamente sbagliato da parte del sindaco, ma questo già noi siamo abituati, ne abbiamo fatto, possiamo aspettare che ne abbiamo fatto, ne abbiamo fatto ormai esperienza, si vive di solito annunci. La cosa importante è che invece poi in aula le delibere, gli atti sono regolarmente messi a punto invece dal Consiglio Comunale, che si è dimostrato assolutamente coerente, in linea, e siamo riusciti a portare avanti delle delibere, possibilmente stravolgendole o cambiandole per come è giusto dal nostro punto di vista che sia. E anche questa sarà una di queste delibere. Vede consigliere Scarpinato, lei diceva il percorso, il sentiero del confronto non è stato il percorso scelto dal sindaco, ed è per questo che il sindaco si trova in queste condizioni. È per questa ragione che il sindaco con la giunta è completamente scollato con il consiglio e di conseguenza con la città. Porta avanti gli atti per poi o averli stravolti o averli bocciati o averli restituiti indietro. O non li porta affatto. Potrei fare un elenco lunghissimo di delibere che questa consigliatura, per me sono stati 4 anni e mezzo, quindi possiamo dire che per quasi tutta la consigliatura atti che erano necessari e fondamentali per la vita amministrativa non sono stati né presentati né tantomeno esitati. Posso pensare per esempio al piano urbano del traffico, così come posso pensare al piano urbano della mobilità, il famoso PUMS, così come posso pensare ai piani triennali portati in estremo ritardo, tant'è che poi ne abbiamo visto le conseguenze.
ci sono tutta una serie di atti che dovevano arrivare e che non sono arrivati. Ci sono degli atti che sono stati soltanto atti fatti solo per annuncio e che poi non hanno avuto il seguito previsto. Stiamo parlando con la Giunta, ha deciso di non avviare il confronto nemmeno su quest'atto, che secondo me oggettivamente è l'atto più importante della fine della consigliatura, perché senza il piano di riequilibrio si va al dissesto. Il piano di riequilibrio lo devi, a mio avviso, assolutamente portare avanti innanzitutto con gli uffici. Abbiamo scoperto che il ragioniere generale ha messo il parere contrario al piano di riequilibrio perché a quanto pare con il segretario generale c'è uno scontro istituzionale vero e proprio, non c'è dialogo. Allora io mi chiedo, com'è possibile che il ragioniere generale, che è il motore, l'anima dell'amministrazione attiva per quel che riguarda il bilancio e per quel che riguarda tutto il settore, non possa avere la condivisione totale nella stesura del piano di equilibrio. Mi pare un controsenso. Ora sentiremo anche il parere revisorio. Il sindaco Orlando ha fatto una conferenza stampa senza sapere nemmeno qual è il parere dei revisori, senza nemmeno sapere con quali modalità realmente confrontarsi con il Consiglio. Avrebbe dovuto, innanzitutto, dal mio punto di vista, cercare, come dice il consigliere Scarpinato, il sentiero del confronto. Non lo ha fatto. Vedremo quello che succederà. La cosa certa è che se non fosse arrivato l'emendamento al Senato, il 28 dicembre c'era una scadenza perentoria, perché la legge lo prevede, che dopo i 90 giorni dalla presentazione del primo riequilibrio per legge si va al dissesto, e questo è una data che per fortuna si è portata in avanti. Dico per fortuna perché noi consiglieri ci saremmo trovati di qui a qualche giorno, magari il 26 o il 27 dicembre, perché oggi ne abbiamo 23 e ad oggi non abbiamo notizie né del parere dei revisori dei conti né tantomeno delle delibere propedeutiche al piano di riequilibrio. Di conseguenza dico, se fosse stato il 28 la data perentoria per andare al dissesto, potevamo dire già oggi che eravamo al dissesto. Oggi invece abbiamo un mese di tempo. Io mi auguro che il parere dei revisori possa arrivare nel più breve tempo possibile, perché è quello il momento in cui noi consiglieri potremo prendere visione realmente del piano di riequilibrio. Ed è quello il momento in cui, secondo me, inizieremo a lavorare per stravolgere questo piano di riequilibrio, perché così per com'è è veramente fantasioso. Così per com'è non si può pensare di fare un piano di riequilibrio solo sulla carta, senza avere le forze lavoro per portarlo avanti, senza avere la possibilità, così come giustamente lamentano tutte le sigle sindacali, senza avere la possibilità di avere i lavoratori che possono lavorare con l'aumento delle ore, con i corsi di formazione specifici, i corsi di formazione fatti per mettere nelle condizioni i lavoratori di poter espletare bene il servizio. E ieri sentivamo in aula la dottoressa Mandalà che diceva: io non posso andare in guerra senza le truppe. E la dottoressa Mandalà lamenta una carenza di personale incredibile, e in più, se dovesse passare realmente in aula e dovesse essere votato in aula questo regolamento antievasione, il regolamento antievasione prevede un ulteriore aumento di forza lavoro per poter espletare i vari servizi. Quindi questo piano di riequilibrio, perché che sia chiaro, il sindaco con la conferenza stampa e anche con le comunicazioni che fa costantemente, pone anche in maniera errata il ragionamento: o il piano di riequilibrio o il dissesto. Io dico: non o il piano di riequilibrio o questo piano di riequilibrio o il dissesto,
o il piano di riequilibrio fatto per come si deve, o il dissesto. E siccome questo è un piano di riequilibrio che non è fatto per come si deve, noi, Consiglio Comunale, che abbiamo la competenza e l'obbligo, dico tra virgolette, di andarlo ad esitare per poi eventualmente votare, sicuramente ci metteremo nelle condizioni di sviscerarlo per bene, avendo un mese di tempo. E quindi dico, riallacciandomi e chiudendo la mia comunicazione, che ha ragione il consigliere Scarpinato quando dice il sentiero del confronto non è stato preso, e questo è veramente grave, perché significa iniziare malissimo un percorso che invece con il sentiero del confronto e con il massimo della disponibilità dell'amministrazione attiva magari avrebbe visto il consiglio più più operativo e più diciamo pronto per poter esitare il piano. E comunque vedremo quello che sarà realmente questo piano solo dopo che arriva il parere di agenzia dei conti. Chiusa la mia comunicazione, io direi di esaminare. Abbiamo dei liberi. Presidente, abbiamo il verbale di ieri da approvare e poi dovremmo, perché abbiamo le 11, abbiamo consiglio, quindi abbiamo due verbali da leggere. Allora leggiamo i due verbali, leggiamo i due verbali. E domani diamo parere comunque alla delibera. Questa l'avevo detto io. Però questo altro ieri. L'altro ieri l'avevamo già accantonato. Ieri abbiamo visto che era e quindi non l'abbiamo più presa in esame. No. C'è quest'altra delibera invece. Che è con dei compagni urgente, però lo vedremo domani quando siamo tutti insieme. Io direi allora a questo punto leggiamo i due verbali così li approviamo e ci andiamo con il consiglio. Procedo, sì. Verbale numero 1031 del 22 dicembre 2021, il vicepresidente Anello alle ore 10:15 aprirà la seduta in seconda convocazione con la presenza del consigliere Canto. La seduta è videoregistrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare: trasferimento mercatino via Le Francia, comunicazioni, programmazione incontri, varie ed eventuali, letture da questo non l'abbiamo letto. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha invitato l'assessore Cettina Martorana, il presidente della sesta circoscrizione Michele Maraventano, il dottore Garatioto, che ha delegato la dottoressa Lo Giudice Geometra Randazzo. Il presidente Anello dà il benvenuto al presidente Maraventano, comunica che la seduta è registrata e sarà pubblicata nel sito del comune, pertanto chiede il consenso alla registrazione. Il presidente Maraventano dà il consenso. Il presidente Anello precisa che si è in attesa dell'arrivo dell'assessore Martorana. Ci sarà un confronto per capire la situazione della problematica legata al mercatino di Via Le Francia e chiede al consigliere Canto di fare una sintesi della situazione. Il consigliere Canto precisa che il presidente Maraventano ha seguito da anni questa vicenda, è una vicenda lineare dal punto di vista della sua narrazione. Nello scorso incontro con l'assessore alle attività produttive c'era un'ordinanza che prevedeva lo spostamento del mercatino da Piazza Lambrosina a Via Le Francia. C'erano in essere lavori del passante ferroviario. Essendo venuti meno i lavori dell'asse viario, ci si chiede come mai non si provvede allo spostamento del mercatino. Un mese e mezzo fa l'assessore aveva tracciato una linea precisando che si era in attesa del parere della protezione civile e dopo questo passaggio ci sarebbe stato un confronto con i commercianti per arrivare allo spostamento del mercatino previa preparazione di una delibera che deve passare dal Consiglio Comunale. Successivamente si è appreso che informalmente vi fossero problematiche di natura tecnica dovute ad un'eccessiva presenza di stalli rispetto a quelli che è possibile spostare, ma non avendo avuto notizia, nonostante solleciti fatti per avere contezza dei passaggi burocratici, ha richiesto questo incontro. Auspica che si superino gli intoppi burocratici e tornare al mercatino alla sua sede principale. Il presidente Anello chiede notizie sull'arrivo dell'assessore Martorana. Il segretario comunica che gli ospiti stanno arrivando. Il presidente Anello, in attesa degli ospiti, dà la parola al presidente Maraventano. Il presidente Maraventano riferisce che è sempre stato dell'avviso che il mercatino non può insistere in un tratto di asse viario, sia per motivi di sicurezza del cittadino che altro, anche perché c'è la possibilità di dare un assetto più urbano in un luogo dove il commerciante può lavorare senza alcun problema o pericolo.
Il presidente Nello chiede che tipo di delibere sono state fatte dalla sesta circoscrizione in merito alla problematica. Il presidente Maraventano risponde che c'è una delibera del Consiglio Comunale del 94 di trasferire a Mercatino su Piazza Lambrosini. Successivamente la SIS ha chiesto l'area per il cantiere. Visto che Viale Francia per metà risulta essere area privata, per accelerare i tempi ha riferito alla SIS di non trasferire a Mercatino in Viale Francia. La SIS ha espropriato l'area portando provvisoriamente a Mercatino e non in maniera definitiva. A lavori finiti, aprendo anche il prolungamento di Vianelli, adesso non si capisce il motivo per cui non ritorna nella sua postazione passata. Sottolinea che nella zona hanno sede delle scuole. Ritiene che il trasferimento è un problema non solo urbano ma anche per l'igiene, per la presenza di scuole, come premesso prima da Francora. Presidente Anello chiede ancora se ci sono delibere della sesta circoscrizione che danno indicazioni. Presidente Maraventano risponde che non ci sono delibere perché il Consiglio Comunale, avendo predisposto lo spostamento temporaneo, ha predisposto lo spostamento temporaneo e non definitivo. Presidente Anello chiede se c'erano proposte alternative per poter ricostruire fatti e poterle esporre all'assessore Martorana. Presidente Anello, vista la situazione provvisoria, in attesa di individuare un'area definitiva, chiede se la circoscrizione aveva indicato agli uffici un'eventuale sede alternativa per renderla definitiva. Presidente Maraventano risponde che non rientra nella normativa, che un Mercatino deve insistere in un'area viaria. Il consigliere Canto precisa che si potrebbero mettere alcune postazioni in piazzale Ambrosini e in altri stalli in aree limitrofe. Presidente Anello chiede se c'è stato un confronto con i commercianti. Presidente Maraventano risponde che i commercianti non si vogliono spostare, spiega anche le difficoltà del raggiungimento dei mezzi di soccorso. Consigliere Canto precisa che la situazione incresciosa è proprio il raggiungimento dei veri mezzi di soccorso. I commercianti autorizzati sono 105, ma ragiona proprio sul numero delle autorizzazioni e su chi è in regola con i pagamenti. Ricorda il sopralluogo fatto su Piazza Lambrosini e sugli spazi immensi. Auspica che la politica trovi una soluzione, nel caso contrario la situazione può passare anche a TAR. Il presidente Anello dà il benvenuto alla dottoressa Lo Giudice e chiede di comunicare il consenso alla registrazione. La dottoressa Lo Giudice dà il consenso. Il presidente Anello spiega il motivo dell'incontro e la situazione dell'ipotetico spostamento del Mercatino che insiste su Via Francia con lo spostamento su Piazza Lambrosini. Il signor di prima riporta le scuse dell'assessore Martorana per l'assenza in quanto è stato impegnato in una videoconferenza e non farà in tempo a partecipare ai lavori della commissione. La dottoressa Lo Giudice spiega che i tecnici hanno fatto valutazioni su Piazza Lambrosini per ricollocare il Mercatino nel luogo originario dove la fine dei lavori con Italferr per la tipologia non può accogliere le postazioni previste dal 2014, può contenere solo 81 di 105 postazioni. Fa riferimento alle scuole che insistono su via Montiblei, il problema del traffico sulla strada, il problema del disturbo agli altri condomini ed inoltre c'è l'opposizione degli operatori commerciali che faranno resistenza allo spostamento. All'interrogazione sarà previsto il contenimento di 89 posteggi. Il presidente Anello dà la parola al consigliere Canto. Consigliere Canto prende atto di quanto riferito dagli uffici. Rispetto all'ultima riunione si era detto che si era in attesa del parere della protezione civile. Fa notare che nell'attuale collocazione non sono rispettate le distanze, quindi la situazione di illegittimità si vive anche su Viale Francia. Ritiene che l'amministrazione debba trovare una soluzione alternativa. Propone e formalizzerà una proposta. I residenti di Viale Francia sono stanchi della situazione, ritiene di scindere le postazioni su Piazza Lambrosini e altre in altre vie limitrofe. Formalizzerà la sua proposta, ritiene che l'attuale sede del Mercatino non risponde ai criteri di sicurezza e l'amministrazione non può perpetrare in questo stato dell'arte. La dottoressa Lo Giudice prende in considerazione le varie proposte del consigliere Canto. Presidente Maraventano si ritiene sicuro che la proposta non sarà accettata. Consigliere Canto propone altre alternative, si dà lettura a delle cartine rappresentative della zona adiacente a Mercatino. La dottoressa Lo Giudice precisa che gli stalli sono 105 sulla delibera del 2014, ma attualmente quelli effettivi e regolari risultano essere 89. Il presidente Anello precisa quindi che con gli operatori c'è un numero che equivale a 89 e la delibera ne prevede 105, tra cui 81 sono collocati in piazza Lambrosini, quindi ne devono essere collocati altri 8. Chiede le dimensioni quali sono.
La dottoressa Lo Giudice risponde che sono quelle effettive, di 4x6. Si apre un dibattito sulle dimensioni degli stand. Il presidente Anello ritiene fondamentale capire se le misure sono 24 o 32 metri quadrati. Ritiene che occorre essere chiari nel presentare la realtà in ogni misura degli stand. La misura prevista dalla delibera è fondamentale per capire chiaramente se tutti gli stand possono entrare nel piazzale. Ritiene che il dato è sottostimato. La dottoressa Lo Giudice telefonicamente presidente, visto che c'è consiglio comunale, ringrazio e saluto gli intervenuti, precisando che quello di oggi è stato un incontro proficuo. La seduta si è chiusa alle 11:12. Benissimo, procediamo con la votazione per l'approvazione, per appello nominale. Sì, presidente Anello favorevole, consigliere Canto favorevole, consigliere Scarpinato astenuto. Allora, il verbale approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Scarpinato. Benissimo, passiamo alla sì, lettura all'approvazione verbale di oggi. Sì, verbale numero 1032 del 23/12/2021, il consigliere Scarpinato, consigliere più anziano per voti, alle ore 10:15 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza del consigliere Canto. La seduta è videoregistrata e pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare: ratifica e deliberazione di giunta comunale numero 304, comunicazioni, programmazione incontri, pari ed eventuali, lettura ed approvazione del verbale della seduta del 22/12, lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna. La commissione per affrontare l'argomento al punto 1 ha invitato il ragioniere generale dottore Basile, che per motivi di congedo ordinario ha delegato il dottore Pulizzi, vice ragioniere generale. Presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni. Il consigliere Canto fa un riepilogo della situazione rappresentata dagli uffici del SUAP. Hanno esibito una cartina del mercatino di Viale Francia. Il presidente Scarpinato chiede di sollecitare la documentazione. Il consigliere Scarpinato notte assume la presidenza il presidente Anello e il consigliere Scarpinato riepiloga quanto detto finora. Poi ci do le comunicazioni e poi... Esatto, perfetto. Procedo con l'appello nominale. Presidente Anello? Favorevole. Consigliere Canto? Favorevole. Consigliere Scarpinato? Favorevole. Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo, sono le 10:58, ci abbiamo andato in consiglio comunale, la seduta è chiusa. Interrompo la registrazione.